L'Antartide, questo luogo remoto, lontano da ogni civiltà conosciuta, è senza dubbio uno dei posti più misteriosi ed affascinanti di tutto il nostro pianeta. Distese infinite di neve e ghiaccio si estendono a perdita d'occhio, creando un paesaggio maestoso e surreale nel quale è la vita. Deve essere una bella merda. Ma che schifo! Cioè, è un incubo. Pensate a vivere in un posto dove non c'è assolutamente niente per chilometri. Quando fa caldo sei 30 gradi sotto lo zero e non puoi manco ordinarti una pizza su Glovo. Sei da solo, magari in qualche stazione di ricerca. Sai che il tuo vicino più prossimo è un pinguino che in questo momento sta venendo sbranato da un orca killer a 70 km da te. E i tuoi unici amici sono l'alcol e una pistola. Cose che probabilmente userai in questo esatto ordine. Tenete conto che oltre ai pinguini, le foche, le orche, le balene e qualche piccione di mare, non ci sono altre forme di vita con le quali anche solo scambiare due chiacchiere una volta caduti nella follia. Di persone poi non parliamone nemmeno. In tutta l'Antartide, e parliamo di quasi 14 milioni di chilometri quadrati di pista da pattinaggio, si trovano soltanto 70 stazioni di ricerca, di cui appena la metà operative nell'arco di tutto l'anno. Parliamo di 4.000 anime circa e di appena 1.000 nei mesi invernali. Per farvi un paragone, in inverno ci sono più persone che lavorano nel solo aeroporto di Malpensa che in tutta l'Antartide. Non ci sono popolazioni indigene, quindi se pensate ad eschimesi, Inuit e compagnia bella, quelli stanno tutti in altre zone. In Antartide non ci nasce nessuno. Quindi, cosa succede quando viene commesso un crimine? Non ve l'aspettavate la domanda così a bruciapelo, eh? E nemmeno io, onestamente. Ero là nel chill, dopo una serata tra amici molto allegra, e mi è salito sto quesito mistico esistenziale. Cosa succederebbe se qualcuno dovesse compiere un omicidio in Antartide? Lo so, ho dei dubbi strani, ma ho provato a fare una ricerca per trovare una risposta e quindi oggi voglio condividere con voi quello che sono riuscito a scoprire. Quindi, sigla, mettete i cappotti e partiamo per il nostro mistero. Che l'Antartide sia un posto unico al mondo direi che è innegabile. Tra le varie motivazioni è sicuramente da citare il fatto che non puoi andarci. Non sto dicendo che non abbiate i soldi per farlo, quelli sono affari vostri. Semplicemente intendo che senza un permesso speciale non si può visitare l'Antartide. Non è uno di quei viaggi zaini in spalla che puoi improvvisare da fatto con i tuoi amici, insomma. Se si volesse provare a visitarla senza permessi speciali, l'unico modo sarebbe appoggiarsi a viaggi organizzati. Ma perché ci sono tutte queste difficoltà? Perché non possiamo scorrazzare in lungo e in largo come ci pare e piace? Questo è il primo quesito da cui sono partito e in realtà ho trovato diverse motivazioni. Quella più ovvia è che si tratta di un luogo inospitale. Le temperature possono raggiungere i meno 75 gradi Celsius. Anzi, fun fact, vi dico che la temperatura più bassa che l'uomo abbia mai registrato arriva proprio dall'Antartide, con i suoi meno 94,7 gradi. Capite bene che con un freddo simile bisognerebbe essere ultra equipaggiati e pronti a tutto, mentre il turista medio è in grado di presentarsi a Milano a dicembre con i pantaloncini corti e i sandali. Lasciare il via libera significherebbe dover andare a raccattare una pila di surgelati che farebbe invidia alla Findus. Ma se della sorte dei turisti può interessarci anche abbastanza relativamente, ben più importante è la conservazione dell'ambiente. Essendo un luogo così privo di abitanti, ovviamente l'Antartide è uno dei pochi posti al mondo che è riuscito a rimanere quasi totalmente incontaminato. Lasciare che le persone ci vadano in vacanza significherebbe distruggere tutto nell'arco di una decade al massimo. Poi vabbè, tra le altre ragioni ne saltano fuori una quantità industriale di stampo complottista, ovviamente. All'adulto medio sta proprio sul cazzo che qualcuno gli dica cosa può e cosa non può fare. Così deve cercare le motivazioni in teorie più grandi di lui. E vi dico questa, lo sa solo chi mi segue su Instagram. Sono 3 o 4 mesi che mi sono infiltrato in un po' di questi gruppi complottisti dedicati proprio all'Antartide, ma questa è una storia per un altro video. Ve ne dico solo una. Esiste una teoria secondo la quale l'Antartide non è un continente, ma un enorme muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta, tipo il Wall Maria. Dietro quel muro cosa troviamo? Troviamo una gran quantità di altri mondi, come Amun-Ra, Atlantide, Asgard e il Valhalla. Perché sì, praticamente dietro a questo muro ci sono delle espansioni mai rilasciate della Terra. Boh, però detto ciò non vedo l'ora di parlarvene, ma adesso
adesso torniamo a noi. Ho scoperto che non solo in Antartide ci puoi andare solo in determinati casi specifici, ma puoi anche venire bandito. Una delle motivazioni ufficiali che ho letto è che puoi essere cacciato se infastidisci i pinguini, o più precisamente se imbruttisci i pinguini. Cosa che, come si suol dire, mi ha fatto ridere, ma anche riflettere. È un po' da qui, infatti, che è nato il quesito di partenza. Se puoi essere bandito, significa che c'è una legge. E se c'è una legge, significa che c'è qualcuno che deve farla rispettare. Ma chi? Per cercare di capirlo, quindi, sono passato ad un dubbio parallelo, un altro tassello nella mia ricerca, che ritenevo imprescindibile per arrivare ad una risposta. Capire quale nazione governa i territori dell'Antartide. E la risposta è nessuna. Non c'è una nazione a capo dell'Antartide, ma un gruppo di stati che hanno firmato un trattato unico nel suo genere, il Trattato Antartico, appunto. Questo si è reso necessario dal momento in cui, dagli inizi del 1900 in particolare, diverse nazioni hanno iniziato a guardare di buon occhio quel gigantesco freezer disabitato. Un esempio perfetto potrebbe essere la Neuschwabenland o Nuova Svevia. Potreste non averne mai sentito parlare, perché la Nuova Svevia ebbe vita molto breve. Esistette solo dal gennaio del 1939 al maggio del 1945. O meglio, non esistette. Eh sì, perché questa nazione fittizia, che in teoria doveva ricoprire circa 600.000 km quadrati di Antartide, è esistita solo nella testa dei nazisti. Nessun altro stato l'ha mai effettivamente riconosciuta. O ancora ci sono gli Stati Uniti, che iniziarono a mostrare un certo interesse verso quei vasti territori. Nel 1947 condussero l'operazione High Jump, la più grande spedizione americana in loco, che vide il coinvolgimento di 13 navi e quasi 5.000 uomini. Il loro scopo era testare gli equipaggiamenti in condizioni critiche come il freddo estremo, oltre a prepararsi per un'eventuale guerra in Antartide. Cioè, questi manco erano ancora approdati, si stavano già preparando ad un eventuale conflitto. Insomma, un po' tutti iniziarono a guardare queste nuove mappe scaricabili come un leone guarderebbe un turista durante un safari, tanto da rendere necessaria una bella riunioncina per capire cosa fare. Dal 23 giugno del 1961 si è quindi deciso che l'Antartide sarebbe diventata di interesse scientifico, una sorta di grande riserva naturale, impedendo quindi a qualsiasi stato di rivendicarne la proprietà, di scaricarci i rifiuti, di consentirne liberamente l'accesso o di effettuarvi dei test nucleari. Piccola menzioncina a piè di pagina che secondo me è stata fatta pensando a due nazioni ben precise. In poche parole, con la firma di questo trattato, l'Antartide è diventata un po' come la Luna, più vicina ma altrettanto inaccessibile. Detto ciò, abbiamo stabilito che non esiste una sola nazione che governa l'Antartide, ma il quesito rimane. Come si fa a far rispettare la legge in un luogo che è di tutti ma non è di nessuno? A questo punto ho capito che c'era un solo modo per scoprirlo: analizzare dei crimini effettivamente avvenuti in Antartide per scoprire come sono stati gestiti. E sorpresa delle sorprese, ho scoperto che ci sono appena 5 casi noti. Ma prima di andare ad analizzarli, parliamo di quello che io ritengo un crimine: non abbonarsi ad Incogni. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ma Incogni mi ha svoltato la vita. Se prima ricevevo almeno 3 telefonate al giorno da parte di venditori che volevano piazzarmi qualsivoglia prodotto, interrompendo puntualmente il mio lavoro, ora se ne ricevo un paio al mese è dire tanto. Perché Incogni di fatto fa proprio questo: ti toglie dai database delle aziende. Dato che i broker rubano i vostri, anzi i nostri dati, ogni volta che navighiamo in rete e poi li rivendono alle aziende, continuiamo a ricevere chiamate ad ogni ora da numeri sconosciuti, che ci interrompono sempre mentre stiamo facendo altro. Allora, cosa potete fare? Andate al link qua sotto, abbonatevi ad Incogni con un 60% di sconto sul piano annuale e lasciate che sia lui a contattare singolarmente queste aziende affinché veniate rimossi. Dal sito potrete sempre monitorare in quanti database siete stati trovati, da quanti siete stati già rimossi e quante richieste sono attualmente in corso. È divertente controllare ogni tanto, anche solo così, per sapere. E anche per questo vi serve un abbonamento annuale, perché ad Incogni serve il tempo per ripulire a fondo tutte le liste e non vi preoccupate che lo sa fare molto bene. Fidatevi, il prezzo è irrisorio, soprattutto con lo sconto al mio link, e potrete stare molto ma molto più tranquilli. Nemmeno in Antartide ricevono così poche chiamate. Ma anzi, tornando proprio alla nostra distesa di ghiaccio, vediamo quali sono i crimini di cui vi stavo parlando. Il primo risale al 1959 e riguarda la stazione allora sovietica di Vostok. Questo incidente credo che sia l'indice perfetto del livello di stress a cui sono sottoposti gli scienziati stanziati in un luogo così remoto. Pare
infatti che due ricercatori si siano sfidati a scacchi, probabilmente uno degli unici passatempi a disposizione in certe situazioni, e che il perdente si sia arrabbiato al punto da colpire il suo avversario con una picozza da ghiaccio. Non si sa se poi il malcapitato sia deceduto. Fatto sta che la Russia da quel momento avrebbe bandito per sempre gli scacchi da tutte le sue stazioni di ricerca, sia in Antartide che nello spazio. Non si sa mai. Il secondo incidente risale al 12 aprile 1984, altra istanza in cui è palese che le persone in Antartide non ci devono stare. Uno scienziato della stazione argentina, Almirante Brown, dopo aver ricevuto l'ordine di passare un altro inverno in loco, avrebbe infatti incendiato l'intera struttura, costringendo i soccorsi a portar via lui e tutta la sua equip. Una roba molto alla cosa di John Carpenter, chissà che anche loro non avessero scongelato qualche strano parassita alieno. Fatto sta che da quel momento la stazione avrebbe cessato di operare nei mesi invernali. A mali estremi, estremi rimedi. Nel 1996 poi c'è stato un terzo caso, questa volta presso la stazione americana McMurdo. Pare che tra due cuochi di bordo ci sia stata una lite e che uno dei due abbia colpito l'altro con un martello. Dio mio, folli totali questi qua. Sebbene la vittima dell'aggressione non sia morta, per miracolo, diversi agenti dell'FBI sono stati inviati a McMurdo per arrestare il colpevole, che tanto se ne stava lì e non è che potesse scappare molto lontano. Il quarto caso ci riporta in una stazione russa, la stazione di Bellinghausen, dove Sergei Stavitsky avrebbe accoltellato diverse volte al petto il collega Oleg Belobuzov. Il motivo, se ancora ce ne fosse bisogno, ci fa capire ancora una volta i danni che l'Antartide fa al cervello umano. Pare infatti che Stavitsky si sia incazzato con Belobuzov dopo che questo gli ha spoilerato il finale del libro che stava leggendo, finendo per aggredirlo e accoltellarlo più volte. Fortunatamente anche stavolta l'uomo sarebbe sopravvissuto per miracolo, ma sono certo che da quel momento non abbia più fatto spoiler a nessuno. Ecco, ma ora arriviamo al quinto caso, ed è qui che le cose si fanno interessanti. I quattro casi che vi ho appena elencato, infatti, sono stati gestiti internamente dalle varie nazioni proprietarie delle stazioni. I russi si sono occupati delle stazioni russe, gli americani di quella americana e gli argentini di quella argentina. E questo ci dà un importante indizio. I crimini in Antartide vengono gestiti dalle nazioni di competenza. Le stazioni, infatti, sono considerate come delle ambasciate, se vogliamo. Ciò che accade al loro interno è come se accadesse sul loro suolo di origine. È la bandiera a dettare chi si occuperà di tutto. Ecco, poi però arriva il quinto caso e tutto questo ragionamento va in fumo. È il 12 maggio del 2000, quando il corpo dell'astrofisico australiano Rodney Marks viene rinvenuto presso la stazione americana Amundsen Scott South Pole, coperto di sangue e vomito. Viste le condizioni climatiche, tuttavia, il corpo non può essere portato via dalla stazione, quindi viene congelato e lasciato lì. Eh sì, perché in Antartide i mesi più freddi sono proprio quelli compresi tra maggio e settembre, perciò per il recupero si è dovuto attendere fino ad ottobre. I primi ad avere accesso alla struttura furono i neozelandesi, che si presero carico del corpo e della conseguente autopsia, dalla quale risultò che Rodney era stato avvelenato con ingenti dosi di metanolo. Ed eccoci qua. Ecco il problema che ci porta al dubbio amletico che ha aperto questo video. C'è stato un presunto omicidio di un ricercatore australiano, morto in una stazione americana e che ora si trova in Nuova Zelanda. A chi tocca investigare? In questo caso è stata proprio la Nuova Zelanda a prendersi carico delle indagini, d'altronde il cadavere era già in mano loro, e alla fine venne dichiarato che Rodney era morto a causa di un qualche alcolico autoprodotto in maniera sbagliata. Sebbene questa versione lascia ancora molti dubbi in chi si è appassionato alla vicenda, è proprio questo il caso che ci porta alla risposta che stavamo cercando. Non esiste una regola per i casi in cui un criminale ed una vittima dovessero avere nazionalità diverse, o dovessero provenire da stazioni differenti, o più in generale se un crimine dovesse essere commesso al di fuori di una qualsiasi stazione in territorio internazionale. Un'espressione che mi è piaciuta molto e che ho letto consultando un articolo inglese è che quando un crimine ricade nelle casistiche riportate, ci si trova in una sorta di Hall of Mirrors, in una sala degli specchi. Tutto diventa confuso, non c'è un vero e proprio standard secondo cui agire, ci si ragiona sul momento e via. È un po' il Far West, insomma, non ci sono leggi, è come la storia del parco di Yellowstone di cui vi ho parlato in uno short qualche tempo fa. Sapete, no, quell'area americana famosa in tutto il mondo in cui per un cavillo legale si può fare qualsiasi cosa senza venire processati? Probabilmente se ancora non si è fatto niente per risolvere questa strana situazione è per due motivi.
Da un lato il fatto che sarebbe un casino mettere d'accordo tutte le nazioni, dato che ognuna gestisce i diversi casi secondo le proprie leggi. Dall'altro il fatto che non ce n'è stato ancora un reale bisogno. In Antartide, come vi ho detto, si sono registrati appena 5 crimini. Se vogliamo pensare che ce ne siano di mai registrati, possiamo arrivare, a 20 esagerando, che è comunque un numero estremamente esiguo. Ma se per ora non si ritiene necessario avere delle leggi e delle procedure ben chiare, e temo che ben presto lo diventerà. Eh sì, perché ragioniamoci un attimo assieme. L'Antartide, a differenza dell'Artide, è un continente. Prevede che sotto a tutta quella distesa di ghiaccio ci sia della terra. Vastissime distese di terra che, proprio grazie a questa corazza naturale, sono rimaste intoccate per milioni di anni. E cosa c'è sotto alla terra che a noi umani piace proprio tanto? Esatto, i giacimenti di petrolio. Enormi giacimenti intonsi e ricolmi di oro nero. Mi viene da pensare quindi che nel tempo sempre più nazioni avranno interesse nel metterci le mani. Conseguentemente, sempre più persone verranno inviate al sud e dovranno stazionare in loco per lunghi periodi di tempo. E più gente c'è, maggiore è il rischio che ci siano crimini. Ma vabbè, le mie sono solo congetture. Staremo a vedere come le varie nazioni gestiranno il futuro di una delle uniche zone del pianeta ancora incontaminate. Ma per il resto il video di oggi termina qui. In fondo abbiamo trovato la risposta che cercavamo al quesito chi gestisce i crimini in Antartide e questa risposta, per assurdo, è nessuno. Ogni tanto ho di questi trip, mi vengono dei dubbi esistenziali e faccio ricerche per conto mio solo per trovare le risposte, il famoso piacere della scoperta. Quindi, se volete che vi coinvolga altre volte in queste mie avventure, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo inoltre, come sempre, di lasciare un like, di iscrivervi qualora non l'aveste ancora fatto, e so che molti di voi non l'hanno ancora fatto, e se vi andasse anche di abbonarvi. La community sta crescendo sempre di più e grazie all'abbonamento potrete unirvi anche voi al gruppo Telegram, così ci facciamo due chiacchiere durante la giornata. Ora però devo proprio lasciarvi. A parlare di Antartide mi è venuto un po' di frescolino e quindi vado a farmi un bel tè caldo. Ma noi troviamoci qui come sempre la prossima settimana per fare altri due passi insieme tra le infinite storie del nostro mondo. Un saluto!